Buongiorno ragazzi, colazione time, non mi riprendo perché sono mezza addormentata e mezza stordita stamattina e mangio, ho anche abbastanza famina, mangio questo yogurtino della Lenda alla ciliegia e mi bevo il mio solito mandarino della Chioschi di Sicilia che prendo all'MD. Da quando ve lo faccio vedere vi siete tutti innamorati di questa bevanda e mi avete chiesto in tanti, ma davvero in tanti, anche su Instagram, che vi lascio qua in alto il mio Instagram così venite a seguirmi se ancora non mi seguite, se è gasata o come un succo. È gasata, l'unica cosa brutta è quella, però è buonissima, sembra di mangiare proprio gli spicchi di mandarino dolce. Buonissimo. Buona colazione. E poi ragazzi, vogliamo parlare del colore, che mi è venuto il dubbio che ci siano dei coloranti all'interno, però non c'è scritto dei coloranti. Guardate, raga. Visto che la fame è tanta, mi sto mangiando anche uno dei miei muffin alla Nutella che ho fatto ieri. Ditemi se non sono troppo belli. Comunque vi lascio giù nell'info box il vlog di ieri che li abbiamo fatti insieme. Buona colazione, davvero. Oggi la giornata sembra bella perché c'è tutto il cielo azzurro e il sole sta scendendo, sta arrivando da là, però c'è ancora la neve, ragazzi. Diciamo che sono in una situazione un po' presentabile. Buongiorno. Adesso faccio le pulizie e ci vediamo direttamente a pranzo. Tanto sono le solite pulizie di routine che vedete tutti i giorni. Anche perché oggi dovrebbe arrivarmi il corriere con un pacchino con alcune novità, quindi incrociamo le dita e pregate per me che arrivi. Qua come sempre il camino immancabile acceso. Arrivato a mezzogiorno, ragazzi, e sto facendo le salsicce al sugo con le patate all'interno, con un po' di rosmarino, filo d'olio e lascio cuocere come se fosse un sugo, però con dentro appunto le patate tagliate e le salsicce a pezzi. Adesso copro, metto il coperchio a fuoco lento e ci vediamo a tavola. Ho preparato già la tavola e i muffin che li mangiamo anche uno dopo pranzo. E questi invece sono dei grissini artigianali classici, visto che ci manca il pane. Anche questi li ho presi da MD, sono della Salvinelli, praticamente è un forno pasticceria, comunque fanno i grissini homemade, come si suol dire. E al posto del pane mangiamo questi insieme. Ci vediamo a tavola, che ho una fame. Oggi continuo ad aver fame, non so come mai. Abbiamo aggiunto anche due mozzarelle, una per uno, queste sono quelle della Land. Pronto e buon appetito, amore mio! Finalmente, ragazzi, è arrivato sto benedetto corriere, adesso vi faccio vedere una cosina. Questo è il pacchettino che mi è arrivato, intanto ho sparecchiato tutto. Anche perché dopo devo lavare tutti i piatti, sono un po' pienina oggi, ragazzi. Il pacco che vi dicevo è appunto il pacco di Yepoda o Yepoda o Yepoda. Io la pronuncia la dico sempre a mio modo, comunque chiamiamolo Yepoda o Yepoda. Vabbè, questo è il pacchettino, guardate che meraviglia, sono sempre super carini i pacchettini di Yepoda con il balsamo che conoscete già, questo qua è il Can Balm che praticamente lo conoscete, ve l'ho già fatto vedere. Il The Bubble Double, praticamente la mousse detergente, il balsamo detergente, questa che è una novità, che è praticamente, eccolo qua, il siero purificante, una delle novità di Yepoda. Stasera faremo una bella skincare insieme. Buongiorno ragazzi, colazione time, non mi riprendo perché sono mezza addormentata e mezza stordita stamattina e mangio, ho anche abbastanza famina, mangio questo yogurtino della Lenda alla ciliegia e mi bevo il mio solito mandarino della Chioschi di Sicilia che prendo all'MD. Da quando ve lo faccio vedere vi siete tutti innamorati di questa bevanda e mi avete chiesto in tanti, ma davvero in tanti, anche su Instagram, che vi lascio qua in alto il mio Instagram così venite a seguirmi se ancora non mi seguite, se è gasata o come un succo. È gasata, l'unica cosa brutta è quella, però è buonissima, sembra di mangiare proprio gli spicchi di mandarino dolce. Buonissimo.
Buona colazione! E poi ragazzi, vogliamo parlare del colore, che mi è venuto il dubbio che ci siano dei coloranti all'interno, però non c'è scritto dei coloranti. Guardate, raga, visto che la fame è tanta, mi sto mangiando anche uno dei miei muffin alla Nutella che ho fatto ieri. Ditemi se non sono troppo belli. Comunque vi lascio giù nell'info box il vlog di ieri che li abbiamo fatti insieme. Buona colazione, davvero. Oggi la giornata sembra bella perché c'è tutto il cielo azzurro e il sole sta scendendo, sta arrivando da là, però c'è ancora la neve, ragazzi. E dai, diciamo che sono in una situazione un po' presentabile. Buongiorno! Adesso faccio le pulizie e ci vediamo direttamente a pranzo, tanto sono le solite pulizie di routine che vedete tutti i giorni. Anche perché oggi dovrebbe arrivarmi il corriere con un pacchino. Con alcune novità, quindi incrociamo le dita e pregate per me che arrivi. Qua, come sempre, il camino immancabile acceso. Arrivato a mezzogiorno, ragazzi, e sto facendo le salsicce al sugo con le patate all'interno, con un po' di rosmarino, filo d'olio e lascio cuocere come se fosse un sugo, però con dentro appunto le patate tagliate e le salsicce a pezzi. Adesso copro, metto il coperchio a fuoco lento e ci vediamo a tavola. Ho preparato già la tavola e i muffin che li mangiamo anche uno dopo pranzo. E questi invece sono dei grissini artigianali classici, visto che ci manca il pane. Anche questi li ho presi da MD, sono della Salvinelli, praticamente è un forno pasticceria, comunque fanno i grissini homemade, come si suol dire. E al posto del pane mangiamo questi insieme. Ci vediamo a tavola, che ho una fame. Oggi continuo ad aver fame, non so come mai. Abbiamo aggiunto anche due mozzarelle, una per uno, queste sono quelle della Land. Pronto e buon appetito, amore mio! Finalmente, ragazzi, è arrivato sto benedetto corriere, adesso vi faccio vedere una cosina. Questo è il pacchettino che mi è arrivato, intanto ho sparecchiato tutto, anche perché dopo devo lavare tutti i piatti, sono un po' pienina oggi, ragazzi. Il pacco che vi dicevo è appunto il pacco di Yepoda o Yepoda o Yepoda. Io la pronuncia la dico sempre a mio modo, comunque chiamiamolo Yepoda o Yepoda. Vabbè, questo è il pacchettino, guardate che meraviglia, sono sempre super carini i pacchettini di Yepoda con il balsamo che conoscete già, questo qua, il Can Balm, che praticamente lo conoscete, ve l'ho già fatto vedere. Il The Bubble Double, praticamente la mousse detergente, il balsamo detergente, questa che è una novità, che è praticamente, eccolo qua, il siero purificante, una delle novità di Yepoda. Stasera faremo una bella skincare insieme. Adesso sono pronta per registrarvi un video con tante novità. Ma prima volevo farvi vedere degli acquisti nuovi che ha fatto Cree dai cinesi, perché vi ho detto in 2 vlog fa, non mi ricordo di preciso, comunque vi avevo fatto vedere le cose che ho preso io. La volta dopo, il giorno che siamo andati a fare la spesa da Eurospin, ha preso lui delle cosine e adesso ve le mostro. Non riesce a fare il try on all perché è preso con il lavoro, ragazzi, solo per quello, ma quando può lui fa i video, lo sapete. Cominciamo dai maglioncini. Questo ho dovuto convincerlo io perché all'inizio non gli piaceva, gli sembrava troppo giallo, però ragazzi, sta da Dio. E questo è il maglioncino giallo che si è preso. C'era anche l'offerta, quando sono andata io non c'era, quando è andato lui, io sono la solita sfigata, hanno messo l'offerta che prendevi due cose uguali e ne pagavi uno. Venivano tutte e due 17,90, sia quello giallo che quello viola, e allora ne ha pagato uno e l'altro era in regalo. Davvero carinissimo, dovremmo tornarci prima che finisca questa offerta. Allora, questa promozione si è preso questo maglioncino giallo che è troppo carino. E come altro maglione si è voluto prendere questo qua viola con scritto Gin Tonic, ma vabbè, la scritta
È un po' così, ma il maglioncino è davvero bello, è sia con una tuta, anche quello giallo in teoria, sia con la tuta, ma proprio elegantini, troppo carino. Poi magari li vedrete indossati sicuramente quando si farà vedere nei vlog. Questo invece è un completo di una tuta che sul momento non eravamo sicuri perché avevamo paura che sembrava un simil pigiama, invece no, è proprio carina, vista così diciamo che sì, ci ricordava il pigiama, invece no, è bella, non è pesantissima, ma è bella pesante, cioè non è una di quelle tute leggere. E questi sono i pantaloni. Qua purtroppo non c'era l'offerta, tipo stile hip hop, mi è diventato hip hop perfetto. Non che io abbia qualcosa in contrario, ma lui diciamo che ultimamente si sta orientando verso questo tipo di abbigliamento. Lui è proprio tamarro style e questa è la sua tuta. Il pezzo sotto, vi dico subito il prezzo, sempre se non ha staccato le etichette, perché io vedo che qua le ha staccate ovunque. Questo è un caso raro che ha attaccato. La felpa 19,90, i pantaloni, se non mi sbaglio, anche quelli 19,90 o 17, comunque uno dei due. Questi sono i pantaloni e questa è la felpina che praticamente creava il completo. Alla cerniera davanti, stessa trama. Eccola qui dei pantaloni, però almeno ve l'ho aperta un po' meglio. Vedete, è fatta in questo modo e ha una taschina qui e il cappuccio. Non è pesantissima, ve l'ho detto, ma secondo me per le sere d'estate è bellissima. E questi erano gli acquisti, diciamo, del Cri dei cinesi. Adesso mi devo mettere a fare le pulizie e le fate con me. Prima di tutto volevo fare i pavimenti, quindi adesso mandiamo il robottino in cucina, è già andato, lo mandiamo in tutta casa, faccio i pavimenti, faccio giù la polvere e dopo mi trucco perché voglio registrarvi un video dove proviamo le novità. Che voi l'avrete già visto questo video che è uscito sabato per voi. Sì, ho anche visto che devo cambiare l'acqua nel mocio, quindi prima cambio l'acqua e faccio i pavimenti. Mi sono resa conto che intanto mi sto preparando il tutto perché sono super gasata, adesso vi spiego tutto. Mi sono resa conto, intanto vado a mettere il What the Fake Extreme, il lip plumper di Essence, che è uno dei miei preferiti, intanto idrata le labbra e pizzica un po', le rende un po' pompose, lascia anche un leggero colorito con gli color ciliegino. Comunque, ragazzi, mi ha chiamato una mia amica che sta arrivando su a trovarmi da Milano. Io mi sento male, sono super emozionata. Quindi ho detto, visto che voglio truccarmi e tutto quanto, perché andremo a bere un cappuccino o una cioccolata insieme e poi dobbiamo andare in un posto, che adesso vedremo se vi registro il video, proprio perché comunque voglio godermi lei. Sono super emozionata. Comunque, intanto mi trucco, sistemo e tutto quanto, così provo nel frattempo delle novità make-up che ho comprato e che vi ho fatto vedere nel video di Pink Panda, quindi non vedo l'ora assolutamente di mettermele tutte. Allora, ho tirato indietro i capelli e tutto, il coso di Essence nell'info box, dopo vi lascio anche tutti i prodotti che utilizziamo, così almeno voglio mettermi anche le lentine oggi azzurre. Comunque non ci sarà nessun video sabato, cioè voi non avrete visto nessun video sabato, piccolo cambio di programma perché questo video ve lo carico oggi che è lunedì, quindi per me oggi è sabato, per voi no, venerdì oggi, per voi oggi è lunedì. Ditemi se non sono un amore, guardate la differenza di occhio tra un occhio e l'altro. Io sono super innamorata e se vi piacciono, non sono sponsorizzate, non me le hanno regalate né niente, io le ho comprate queste qua su Amazon e sono le blu, no, come si chiamano? Light blu, ok, di Glam Lens. Comunque le trovate su Amazon e costano sui 17 euro. Io ovviamente ho lavato anche prima le manine, prima di metterle, e vado ad applicare anche questa. Non sono innamorata, ma di più di questo, di queste lentine. Allora, cominciamo a fare le sopracciglia. Prima cosa, ho comprato su Pin Panda, anche perché tanto sono le 2:10 adesso, quindi abbiamo tutto il tempo fino alle 4:30 che arriva, anche perché da Milano ci vogliono 2 ore e sarà qua con me fino a lunedì. Wow! Comunque,
ho comprato per le sopracciglia nella colorazione Espresso la Lift and Snatch, praticamente è una penna, un pennarello per sopracciglia. Spero di aver azzeccato la colorazione e tutto quanto. Sì, potevo togliermene anche due qua sotto, ma amen. Non so se verrà col suo ragazzo o meno. Boh, vedremo quando arriverà. Questo in teoria, vedete, è un pennarello. Ve l'ho già detto che la colorazione Espresso. Sono super contenta. Dovrebbe andare a ricreare pelo per pelo. Ultimamente sto disegnando sempre le sopracciglia e le sto amando. Wow, guardate la colorazione. Sembra giusta, andiamo avanti. È bella perché mi permette anche di disegnare proprio pelo per pelo. Bisogna vedere anche durante la giornata, ma è un prodotto, ragazzi, super chiacchierato. E sono molto curiosa, cioè ero molto curiosa, ho detto adesso la voglio comprare, la voglio usare anch'io. Wow, colorazione sembra azzeccata. Vabbè, la differenza di senza e con, che ve ne pare? A me piace. Sì, ero abituata con le saponette. Forse magari avrei dovuto mettere anche il soap brow sotto. Io senza soap brow ultimamente non riesco a stare. Carina, faccio anche l'altra e arrivo. Io sono letteralmente completamente innamorata di questo prodotto. Devo ancora usarlo, devo imparare a usarlo ancora un pochettino perché in alcuni punti mi sbava da solo, però adesso lo vado a fissare con il brow, quello trasparente appunto, il fissante delle sopracciglia trasparente di Revolution. Questo l'avevo trovato appunto nel calendario dell'avvento piccolino di Natale. Di Revolution, ovviamente, così mi fissa le sopracciglia. Mi devo ancora abituare a questa forma, ma che ne pensate? Ovviamente sono tutti tester per vedere in teoria con quale mi sta bene la forma di sopracciglia migliore. Siero viso, voglio provare questo qua che ho comprato che non vedevo l'ora ed è un face serum di Catrice appunto con all'interno dei petali di fiori di girasoli e dice che è un siero natural numero 030 Natural Spirit, comunque con acido ialuronico anche all'interno e andiamo a prelevarlo, esce, vediamo. Escono anche i petalini dei fiori e adesso li vedete, però in teoria ho visto anche dei video di ragazze che hanno già provato questo siero e i petali si sciolgono sul viso, ma cioè ce n'erano altre versioni, quella rosa comunque si sente che è super idratante, vedo, ma oltre a vedere sento anche già la pelle super impolpata. Io mi guardo qua perché ho lo specchietto e me la sento proprio rimpolpata, idratata. Non mi dite che questa è una delle scoperte top di inizio 2022. C'erano anche altre versioni, questa è della principessa, e vedete, Win con fiori estratti di fiori di girasole. Wow, questa è con Pocahontas, penso. Sì, c'è scritto Pocahontas, spero che si veda. Comunque, molto 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 carino. Allora, per gli occhi abbiamo questa che non è una novità, oggi volevo fare un make-up sul rosa perché poi mi cambio e mi vestirò di rosa e ho la maglietta con i fiorellini, una rosellina qua oggi, quindi volevo stare sul rosa e voglio usare questa che ultimamente ho usato poco a Natale e la sto usando adesso, tutto il contrario, ed è la di Revolution per Elf, questa è la palettina, guardate che meraviglia. Ve l'avevo già fatta vedere, mostrata in un video dove mi truccavo con voi. Facciamo un make-up veloce sul rosa. Non ha diciamo, i nomi, sono cialde senza nomi. Vado a usare in tutta la piega dell'occhio questo rosì. No, 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 fermatevi un attimo. Il primer occhi, Katia. Che stupida.
Meno male che me ne sono accorta. Come primer occhi vado a usare questo qua di NYX Studio Photogenic Eyeshadow Base. Anche questo mi prude oggi l'orecchio, sarà l'orecchino, non lo so. Comunque, questo primer occhi che ho trovato, questo è anche questo in un calendario dell'avvento, ma in questo caso di NYX. Vado ad applicarlo su tutto il mio occhio, questo diciamo come base per oggi il trucco, così lo testo anche. Aspetta a comprare la full size perché uno ho tanti prodotti appunto base occhi, tante volte uso anche il correttore e avendo così tanti primer occhi, aspetto a comprarlo, intanto lo testo, così man mano che poi li terminerò i miei, vedremo se questo sarà un acquisto da fare o meno. Anche se già come vedo non mi fa impazzire perché non è super coprente, io ho bisogno di più coprenza nella palpebra, però vediamo la resa degli ombretti. Adesso lo vado a spalmare bene, oggi sono super emozionata ragazzi. Tenete conto che voi vi starete chiedendo ma perché sei così emozionata, ok? Che è una tua amica, ragazzi, non la vedo da un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Ok, possiamo tornare a mettere il nostro rosa su tutta la palpebra. Sono una stupida perché non stavo utilizzando il primer. Io quando devo fare un trucco, e spero anche che venga bene con tutte queste novità che ne abbiamo tantissime ancora da provare. Perché ragazzi, oggi il trucco mi deve durare almeno fino a stasera, perché poi voglio struccarmi con voi e utilizzare la novità che vi ho fatto vedere di Yepoda, che è un brand che comunque per la skincare amo e mi fa impazzire, non perché ci collaboro, perché io lo dico sempre, sono sempre onesta con voi, ma perché è proprio una bella skincare, dei buoni prodotti e qualità-prezzo non è super economica, ma non è neanche costosa, molto high cost, quindi diciamo che è accessibile come brand. Bello questo rosina, molto delicato. Dopo qua, anche se scendo, andiamo a pulire, quindi non vi preoccupate. Vado a prendere il fucsia più scuro e vado a scurire sia la mia piega che, vedete, all'esterno dell'occhio. Caspita, che bel rosa questo. In cialda sembra più fucsia, però devo essere onesta. No, vabbè, l'intelecamera rende di più, meno male. Cioè, non di più, rende proprio com'è. Vado a scurire l'angolo esterno e portarlo leggermente, delicatamente nella piega dell'occhio. Super innamorata. È un casino che non facevo, diciamo, dei make-up sul rosa. Ultimamente li stavo facendo sempre nude, marroncini, azzurri o verdi. Queste sono le mie tonalità, la mia comfort zone. Però voglio tornare. C'è stato un periodo, per esempio, ragazzi, che mi truccavo solo e unicamente di rosa, questo era solo e unicamente il mio colore. Lo vado a portare anche verso l'esterno, in questo modo. Fantastico. Un pennellino più piccolino, questo è della Do Color, il numero 09, quello del fucsia più scuro, il numero 01, sempre Do Color oggi. E invece nella piega dell'occhio il rosina chiaro l'abbiamo applicato con lo 05. Adesso vado a prendere appunto lo 09, che è un po' più piattino, e vado a prendere il color panna, che tra l'altro fortunatamente c'è in questa palette. E vado ad applicarlo sotto il sopracciglio per creare la sfumatura ancora più omogenea in questo modo. Che bello. E nella palpebra mobile, dall'interno fino più o meno a metà, sono indecisa quale usare, ma penso che andrò a usare, visto che siamo oggi sui toni del rosa, questo rosino Barbie metallizzato. E non so se state notando, ma lo sto applicando senza una base. Guardate, ma la meraviglia! Bellissimo. Ok, ragazzi, sopra, perché non è finita qua, vogliamo essere ancora più extra oggi. Prendo una novità, metto da parte per il momento, perché tanto passiamo prima alla base, poi agli occhi, però. Adesso voglio usare lei, la Miami Lights di Nabla, è una glitter palette, sono tutti glitter, è uscita da una vita, però per me queste sono le prime novità 2021, 2022, ma per me non novità che sono appena uscite.
Guardate che meraviglia, questi sono i glitter e non potevo non utilizzarli oggi e oggi andremo proprio a usare loro. Proviamo a prelevarli col dito, caspita, hanno delle perle piccoline ma anche grandi e le andiamo a posizionare non in un modo super preciso su tutto l'occhio. Che meraviglia. No, vabbè, ragazzi. Ma stiamo scherzando, ma che meraviglia! Perché anche per chi non lo sapesse, io sto sempre usando lui, eccolo qua. Per chi non lo sapesse, Nabla è il mio brand preferito in assoluto. E non so perché ho aspettato a comprare questa palettina di glitter, che sicuramente comprerò anche le altre, perché è uscita anche quella nuova con nuove colorazioni. E lo sapete, la mia ossessione. No, vabbè. È fantastica, l'ho già sporcata un po' con il rosina di prima, ma adesso cerchiamo di andarlo a pulire. Ok, ho tolto uno stratino sopra, caspita, mi dispiace. Io se non faccio danni non sono contenta, comunque è super promossa anche lei. Per il momento devo dire che mi è piaciuto tutto. Adesso puliamo bene la zona e andiamo a fare la base, perché anche qua abbiamo un sacco di novità. Comunque, ripeto, tutti i prodotti che sto utilizzando sia nuovi che non in questo video, li trovate, vedete un po' di fallout c'è, non esagerato, bella questa palettina. Comunque tutti i prodotti che sto utilizzando in questo video li trovate giù nell'info box che vi scrivo proprio la descrizione del prodotto e le colorazioni che utilizzo io, così se vi interessano in base alla mia colorazione e a me potete andare anche voi ad acquistarli. Io sono super innamorata di questo make-up, che carino, che non abbiamo ancora finito. Allora, per la base abbiamo già messo il siero, già asciuttissimo, ma la pelle è anche un po' luminosa, devo dire. Ho già bagnato la mia sponge perché abbiamo il fondotinta, anche questo non è una novità che è appena uscita, ma è appena uscito per me, cioè l'ho appena comprato io. Il fondotinta di NYX della linea Can't Stop One Stop, io l'ho preso nella colorazione nude e vado subito ad applicarlo. Speriamo e pregate per me che ho azzeccato la colorazione. A me piace un po' giallino, ma neanche troppo. A volte esagero con, diciamo, l'acquisto delle colorazioni. No, esagero, cosa sto dicendo? A volte sbaglio. Wow. Beh, ragazzi, mi sono decisa a comprarlo perché anche e soprattutto su Instagram, che venite a seguirmi a proposito, ve lo lascio qua in alto, me l'avete consigliato davvero in tantissime. Mi avete detto: Cati, ma perché non l'hai mai provato? Ma lo sai che lo definiscono il dupe del fondotinta di Rihanna? E io cosa? Ho una pagliuzza dei glitter sulle ciglia. La vedete? Ma dopo andiamo a toglierla. E allora mi sono decisa a comprarlo. Oggi mi dirà quando mi vedrà la mia amica: ma Cati, ma cosa hai usato che sei tutta sberluscicosa? Io, Nabla, la palettina che non mi sono mai decisa ad acquistare, non so il motivo. Un velo di correttore veloce, vado a usare il cushion di Uibo nella colorazione banana. Io lo applico sempre un po' qua all'inizio e alla fine dell'occhio, un po' sulla fronte, nasino, ai lati del nasino e mento. Queste sono le zone che applico io il correttore. Ah, aspettate che c'è anche un mini brufoletto qua odioso. Ok, vado a stenderlo. A me piace anche illuminare la zona, questa non è una novità. Ragazzi, con il pennello di Nabla, questo è il numero 308, vado ad applicare la nuova cipria che ho comprato, ma non è di Nabla, è di Revolution e anche questa super chiacchierata, addirittura l'hanno paragonata anche tanto su Instagram nei vari reel, alla cipria compatta di Too Faced ed è la Powder Bright. Eccola qui, è molto curiosa di provarla, anche questa l'ho presa apposta. È trasparente questa, è una cipria pressata, insomma, in polvere pressata.
Eccola qua, non ha lo specchietto, ma tanto abbiamo lo specchietto grande, quindi non ci importa. Io sono super innamorata del make-up e soprattutto di questi glitter. Dopo vi porto alla luce del sole. Proviamola, ragazzi. Ragazzi, è stupendo. Allora, innanzitutto posso subito dire che non fa spessore, però devo dire che è sottile e leviga un sacco, ragazzi. C'è una pagliuzza qua di glitter. Vabbè, lasciamola lì, è carina. Vado a passarla anche su tutto il viso, ma come prima impressione, wow, neanche bene o promossa, è proprio wow. Vado a fissare bene le zone dove ho messo il correttore. Wow. Posso dirvi che sono super orgogliosa dei miei acquisti, anche se c'è una pagliuzza dorata qua, no, argentata. Ok, questa non la metto via, la metto solo via nella scatola, ma la lascio direttamente sopra il mobile perché sarà una di quelle ciprie che proverò assolutamente. Ho dato un'altra ripassata intanto sulle labbra del prodotto di Essence perché dopo anche qua abbiamo una novità. Allora, vado a finire. Intanto abbiamo per il contouring, utilizzo il numero 309 di Nabla. Questa qua che ho trovato nella mystery bag di Pink Panda, vi lascio giù nell'info box il video dove abbiamo aperto la mystery box, mystery bag, insomma, San Valentino, si chiamava la Love is in the Air, l'amore nell'aria, di Pink Panda. Comunque, questo è uno dei regalini. Questa è un matte and glow bronzer, praticamente al cacao, nella colorazione 10 appunto al cacao. E sa di cacao, ragazzi. C'è una parte più chiara e una parte più scura. La parte più scura è opaca e la parte più chiara è illuminante, cioè è glow, però non a livello da usarla come illuminante. Io faccio un mix. Mamma mia, ragazzi, ma sa tantissimo di cacao. Intanto mi sono colorati i capelli anche col fondotinta. Wow! Bella, ma un po' leggerina per me. Giusto un po'. L'unica cosa che sto notando è che sbaglio o Essence, ragazzi, si è dato da fare ultimamente con i prodotti. Tutte le uscite nuove di Essence sono una più bella dell'altra. Quando per sbaglio mi vanno in giro le polveri, mi entrano in bocca, visto che sto parlando, sa tantissimo di cacao, ragazzi, ma wow! No, vabbè, altro che soddisfatta dei miei acquisti. Io faccio sempre il contorno qua, perché ho la fronte alta, e vado a sfumarla anche non sull'orecchino, ma sotto il mento, e un po' sul nasino. Wow, bella, ma l'unica critica che purtroppo non è colpa né mia né del sito è che è un po' chiarina. Un pennello da blush, però stavolta di Lovely. Guardate che carino questo pennello. Anche questi li trovate su Pimpanda. Si vede che io acquisto tantissimo. Vado a usare un blush sul rosato, logicamente, perché abbiamo il make-up super rosato. Questo è un blush di NYX che mi è piaciuto tantissimo ed è il terzo che, no, il secondo, scusate, che finisco, ed è della linea Sweet Cheeks Glow Blush di NYX. Questo è Rose e Play, la colorazione. Guardate il bucone che gli ho fatto. Sì, due ne ho comprati di questi, cioè questo è il secondo che utilizzo, l'altro l'avevo terminato. Io il blush ne uso davvero tanto e poi ho scelto lui perché è bello rosa abbinato al nostro make-up occhi. Wow! Posso dire che questo make-up, non so perché non mi truccavo da tantissimo di rosa, ma cosa mi sono persa? Vabbè, io come sempre esagero col blush anche se mi piace, quindi vado un po' a tamponare con la spugnetta.
Questa pagliuzza qua che vedete sotto l'occhio, o la togliamo, ok, tolta, perfetto. Illuminante veloce, prima ci diamo una spruzzata con della Retinol Complex Aqua Fixer, si chiama, praticamente un fissante trucco con estratto di camomilla. Sa proprio di camomilla, ragazzi. Ok, dopo mi devo cambiare, meno male, mi sono sporcata anche di ciprie prima. Vabbè, illuminante, questo non è una novità, quindi lo vado a mettere in maniera super veloce. Pennellino di Nabla, il numero 207, ed è di Makeup Obsession, il Mega Honey. È un blushetti, è un illuminante super dorato, anche se comunque siamo già molto illuminate, ragazzi. Mamma mia, perché abbiamo il blush anche illuminante, ma sapete che per me non è mai abbastanza. Oggi ci vedono da lontano un miglio, anche sotto un po' il sopracciglio. Sì, io lo metto dappertutto, l'illuminante. Fantastico. Adesso abbiamo le labbra, ma finiamo prima gli occhi. Vado a mettere una matita all'interno dell'occhio di Essence. Uso il Kajal Pencil nero. Devo dire che cioè, guardate, la rima inferiore è decisamente un'altra cosa ed è super scrivente, la amo. Sono andata a metterla anche sopra. Ragazzi, mi sono accorta che ho dovuto pulirmi il maglioncino, che anche se mi devo cambiare, però l'avevo sporcato tutto. Ero tutta rosa la manica. Comunque, un velo di mascara veloce di Maybelline. Questo qua è il Cilia Sensational Effetto Ventaglio. Carino, non il mio preferito, ma carino. Ok, ragazzi, ho messo anche prima di mettere il mascara sotto un po' di rosa anche sotto nella rima inferiore dell'occhio. Ok, io sono andata a rimuovere le labbra. Vedete che lascia quel colorito leggero? È fantastico questo qua di Essence, costa 2 euro, ragazzi. Provatelo. E adesso vado a mettere una matita. Oggi faccio le labbra. Sono indecisa perché abbiamo questo nuovo da provare di NYX, però no, lo proveremo un'altra volta perché le labbra marroni non le voglio fare, sono già super extra e troppo glow. Vado a mettere un lip gloss veloce. Questo lo proviamo la prossima volta. Infine, ragazzi, sulle labbra volevo mettere un gloss trasparente sul momento perché sono già un po' tinteggiate, diciamo, da questo volumizzante labbra di Essence. Però, visto che eravamo in tema Essence, ho detto perché no, mettiamo un nude sempre sul rosato, ma è fantastico, di Essence ed è il Velvet Matte Lipstick numero 04. Vedete? È troppo carino. Sì, un po' extra, eh. Sono indecisa. Che dite? Vabbè, ormai abbiamo questo. Questo lo metterò direttamente in borsa perché tra la mascherina, tra il fatto di mangiare e di bere i cappuccini, si andrà a togliere come niente perché non è no transfer ed è super cremoso, quindi dovrò rifassarlo 300 volte, poi con la mascherina sarà un danno. Io non vedo l'ora che finisca anche questa situazione perché non se ne può più. Wow, che dite? È super carina. Troppo bello. E questo è il make-up di oggi. Vi voglio portare al sole perché devo farvi vedere i glitter. Stavo guardando perché infatti il rossetto dice che è Velvet Matte, ma qua di matte non c'è proprio niente. Aspettate che vi porto, vi apro la finestra proprio con la luce fuori. Che dite? Io ne sono completamente innamorata. Non mi piace come ho messo la matita sopra, ma pazienza, ormai sono pronta. Adesso metto via tutto e si esce. Ci vediamo stasera quando arrivo.
Arrivata sera, trallallero, trallalla. Io sono qua pronta per andare in doccia. Parlo a bassa voce, non proprio a bassa voce, se non sentite una mazza, però parlo a bassa voce. Qua è già andato via tutto, tra l'altro. I brillantini sono belli, ma si è un po' sciolto tutto. Qua mi si sono incollate addirittura le ciglia tra di loro. Le sopracciglia hanno resistito, anche se questa è un po' sbiadita. Infatti, ne ho una più scura dell'altra, ma va bene. La base invece è top. Comunque, il crialetto. E noi, da-dam, proviamo e facciamo una bella skincare con i prodotti Yepoda. Mi sto rendendo conto che questo vlog sta venendo davvero tanto lungo. Cominciamo subito con il The Calm Balm, che vi lascio giù nell'info box anche il video di Yepoda della descrizione dettagliata di tutti i prodotti. È praticamente un burro struccante. Questo è la ricarica che mi hanno mandato, che tengo anche a ringraziare l'azienda. Per voi ho anche un codice sconto, che ragazzi sapete che io mi arrivano un casino di collaborazioni, ad essere sincera, ma di skincare è l'unico che collaboro. Non collaboro con altri perché ne ho provata anche un'altra, bio e tutto quanto, però ragazzi, seccava la pelle, bruciacchiava, non struccava davvero come doveva e allora non ve l'ho presentata neanche. Ho chiuso la collaborazione e tutto quanto, ho provato i prodotti ma non è andata. Questi veramente ne valgono, valgono davvero, sono oro per me. Comunque vi faccio vedere, questa è la ricarica che mi hanno mandato e questo contiene tutti gli ingredienti di origine naturale, c'è anche l'olio. Guardate quanto lo utilizzo, infatti adesso sono le ultime applicazioni. Io lo applico così, in questo modo prendo questa quantità di prodotto, magari anche un po' meno, vado a sciacquare tutto in, no, sciacquare, scusate, massaggiare tutto il viso. Sono anche stanca, anche se oggi è stata anche una giornata particolarmente piena di emozioni. Guardate come scioglie tutto il trucco, vedete? È molto nutriente, sembra proprio un burro. Wow! È fantastico. Adesso io massaggio per bene tutto il trucco e tutto il viso in questo modo. Vado a prendere un po' di acqua e sciacquo il viso. Una volta essermi ridotta in questo modo, vado a prendere il panno, sempre di Yepoda. È un panno super morbido e super struccante. Vado a rimuovere il tutto. Guardate che schifo. Però è bellissimo questa, ormai questa doppia detersione, questo metodo di struccarmi che ho intrapreso da un bel po' di tempo, ormai da quasi da Natale a questa parte, guardate che roba, perché è fantastica e poi non vado ad aggredire la pelle, ma ci si strucca massaggiandoci. Comunque vi lascio giù il codice sconto al sito di Yepoda, insomma al sito di Yepoda del 35%, e vi consiglio assolutamente di approfittarne. Una volta fatto questa schifezza, anche qua ho la schiuma. La schiuma che ho quasi finito, infatti mi hanno mandato anche di questa la ricarica, davvero grazie di cuore. Ed è questa qua, guardate quanto la utilizzo. Ed è il The Bubble Double. Praticamente è una spuma che va a togliere i residui del trucco che è rimasto e i residui, insomma, anche del burro struccante. Massaggio, lavo il viso e sciacquo. Ah, mi sento rinata. Comunque sia, vi arriva insieme nel pacchettone, guardate che meraviglia, anche questo Deplian, dove vi spiega tutti i prodotti con l'acquisto e come si usano, cosa contengono, e sono davvero fantastici. Questa ragazza è una skincare coreana, per chi non la conosce, e la skincare coreana si sa che richiede 1000 passaggi, ma top davvero. Adesso, una volta finito con la doppia detersione, e intanto sono bella 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 pulita, passiamo al siero. Ci sarebbe la maschera, ma l'ho fatta ieri. Questa comunque nel link che vi lascio giù nell'info box, oltre al sito di Yepoda, vi lascio anche il link al video dove abbiamo provato tutti i prodotti, compresa la maschera, la C-Detox. Praticamente è una maschera illuminante, super nutriente, fantastica, e anche questa la sto usando parecchio e la faccio 2 volte a settimana.
Una volta la uso anche quando, tipo, a volte la applico, faccio i mestieri, faccio le mie cose, edito i video, sto al computer, pulisco, o se no la applico anche mentre sono in doccia e poi sciacquo quando esco dalla doccia, finisco la skincare fantastica. Una volta fatto questo, andiamo con lo spray di Epoda, che è la Mist. Guardate quanto li utilizzo, io non vi diciamo se vi consiglio i prodotti, io ci tengo sempre a dirvelo perché non sono quella classica ragazza che ve lo promuove perché glieli regalano. No, io non promuovo tutto quello che mi regalano, ve lo assicuro. Comunque, questo è uno spray per dare ancora una spinta di idratazione in più. Fantastica, la lasciamo asciugare, tra l'altro è super fresca, ne sto urlando quella a letto. Comunque. La massaggio anche con le dita su tutto il viso e anche magari anche un po' sul nostro collo. La luce è quella che è, come sempre la casa, lo sapete, con le luci ci dobbiamo abituare. È fantastico. Una volta fatto questo, andiamo a provare il siero nuovo, che quello che sto usando io di Epoda è questo qua. Praticamente questo è un siero alla niacinamide, niacinamide, non so mai dirlo. Praticamente si chiama The Repair Hero ed è un siero anti-age molto idratante, ragazzi, che io lo utilizzo sia la mattina che la sera nella skincare quotidiana, sempre. È fantastico. Però oggi non usiamo questo, che lo mettiamo ancora qua sopra, ma utilizziamo quello nuovo. È un altro siero, sempre di Epoda, ma è una novità appena uscita. Ne sono usciti due, a me mi hanno inviato questo, che è quello purificante. Di questo ne, no, ne posso parlare, ma non proprio in un modo dettagliato come gli altri, perché questa è la prima volta che lo utilizzo ed è fantastico. Questo si spreme, è molto più corposo. Praticamente è un siero purificante, c'è scritto, ed è esfoliante, astringente, esfoliante e rigenerante. Good morning and good night. C'è proprio sito step 4 anche. Perché, come vi ho spiegato prima, è una skincare che richiede molti passaggi, ma la vostra pelle ne ringrazia. Non sa di particolari profumi, però è molto, molto, molto densino. Più che l'altro, per esempio, era già un po' più liquidino come siero, non proprio come l'acqua, però già un po' più liquidino. Fantastico. E dopo il siero abbiamo la crema a notte. La crema a notte è questa qua, che è la The Midnight Magic. Anche questa la sto utilizzando praticamente tutte le sere. E prima di applicare, io faccio sempre così, vi spiego, applico una noce di cremina, però prima di applicare la cremina vado a mettere il mio contorno occhi. Questo contorno occhi non è di Epoda perché non ha contorno occhi, ma è un contorno occhi alla lavanda che ho preso in una bancarella qua di skincare al mercatino che fanno qua da me in montagna. È un mercatino dove producono prodotti skincare con oli di lavanda. Io faccio sempre così, cambio anche il dito e lo passo su tutto il contorno occhi. Poi posso prendere la mia cremina di Epoda. Comunque, ripeto, andate giù nell'info box, guardate tutti i link che vi metto. Tra l'altro, i prodotti oggi sono contenta di tutti questi acquisti. Parlo del make-up che sto facendo ultimamente e i primi, diciamo che l'anno 2022 è iniziato bene con gli acquisti make-up perché ho preso proprio delle chicchine, ovvero quelle che abbiamo provato oggi. Boh, io adesso mi lavo i denti, ovviamente. Vado a darmi la lavatina e vado a nanna, che ovviamente io di solito prima faccio la doccia, dopo applico siero e crema, ma vabbè, adesso l'abbiamo già applicato. Buonanotte.